Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fondi Lega, 2 ore di interrogatorio di Luca Sostegni davanti al GIP, poi parla 4 ore con i PM di Milano. L'uomo difeso dal legale Daniela Pulito è indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, peculato ed estorsione, perché avrebbe minacciato Michele Scillieri e altri due professionisti, Alberto Di Ruba e Andrea Manzoni, ex revisori contabili del Carroccio, di rivelare alla stampa i dettagli di alcune operazioni. Recovery Fund, nuova proposta di Michel, meno sussidi e più prestiti, freno di emergenza sui piani nazionali. Olanda dice giusta direzione, Conte dice no a veti e da domani parliamo anche di dumping fiscale. Nuovo tentativo di mediazione del Presidente del Consiglio europeo, arrivato dopo un vertice ristretto Italia-Francia-Spagna-Germania-Olanda, prevede anche una modifica della chiave di distribuzione degli aiuti e maggiori sconti sui contributi dovuti al bilancio comunitario dai paesi nordici, non abbastanza comunque per Rutte. Il Premier italiano non ci sta e tira in ballo anche il surplus commerciale, riferimento indiretto alla Germania. Anche lo spagnolo Sanchez è contrario al meccanismo del freno che consentirebbe a un singolo paese non convinto di come un altro vuole spendere i soldi di portare la questione davanti ai 27 e farli votare. Coronavirus impegnata di contagi in Catalogna, 1200 in un giorno, Francia valuta la chiusura delle frontiere, Iran, Rouhani e dice abbiamo stimato 25 milioni di casi, chiuse anche moschee, bar e palestre nel paese medio orientale più colpito dalla pandemia. L'India ha ormai superato il milione di infetti, una cifra destinata a raddoppiare in un mese se la diffusione continuasse a questa velocità. Malata anche una ex Miss Mondo, la star di Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan. Coronavirus, i dati, meno 249 casi e 14 vittime nelle ultime 24 ore. Roma, chiuso al ristorante a Dragona, indagine epidemiologica in corso, dicono. Adesso l'attenzione delle autorità sanitarie si concentra sui nuovi focolai. Nel Lazio oggi si sono registrati 20 nuovi positivi, di cui 13, questo lo sottolinea l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, arrivano dall'estero. Francia, incendio nella cattedrale gotica di Nantes, rogo di origine dolosa, distrutto il grande organo. L'incendio che ha colpito la storica cattedrale gotica di Nantes in Francia è stato circoscritto, ma i danni sono concentrati sul grande organo che sembra completamente distrutto, mentre la piattaforma su cui poggia sembra sul punto di crollare. Lo dicono i vigili del fuoco sul posto, secondo i quali però i danni non sono comparabili a quelli provocati dall'incendio che colpì 2 anni fa Notre Dame de Paris. L'edificio del XV secolo è già stato colpito dal fuoco nel 1972. Sembra che l'incendio sia scoppiato questa mattina intorno alle 7:30. I pompieri sono stati allertati prima dalle 8 e sul posto sono intervenuti almeno 60 uomini. Notizie da Treviso e dal Veneto. Un piccolo gufo si incastra nel rosone della chiesa, i vigili del fuoco corrono in soccorso. Disavventura a lieto fine per un piccolo gufo che venerdì, dopo aver volato sulla facciata della chiesa di San Pietro di Feletto, è rimasto incastrato nel rosone. Sport, cultura e restauri. Benetton a Treviso danno 1 miliardo di investimenti. La città guarda con ansia le vicende della famiglia e di Atlantia sotto attacco. La mappa dei dati degli luoghi interattivi, appunto, spesi 6 milioni di euro all'anno per far funzionare fondazione e impianti sportivi. Isidoro torna a casa dopo 100 giorni col virus. Il pensionato di Pieve di Soligo era ricoverato da aprile. La malattia mi ha lasciato qualche problema alle caviglie, ma lo supererò grazie ai medici. E ha detto ancora, eravamo 4 in camera, ce l'ho fatta solo io. Nuovo cluster a Maser, coppia di anziani positivi al Covid-19 con badanti, figli e nipoti. In tutto si tratta di 8 persone contagiate sulle 12 isolate sottoposte a tampone. All'appello della sindaca Benedos, che dice bisogna continuare a rispettare le regole.
Maturità nella Marca, i centini degli istituti tecnici, la mano robotica di Dennis agguanta la lode. L'originale progetto realizzato dall'allievo dell'ITT di Vittorio Veneto ha incantato la commissione. Tra i centini c'è anche un autista di scuola bus, studentessa del corso serale. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Migranti, fermato un camper con 32 clandestini a bordo, la Polizia di Stato ha intercettato il mezzo al casello di Palmanova, arrestato il conducente, un cittadino ucraino, per favoreggiamento dell'immigrazione. A seguito dell'esponenziale incremento del numero di rintracci di cittadini stranieri in provincia di Udine, verificatisi negli ultimi giorni, la squadra mobile della Questura ha intensificato le indagini fin dai primi rintracci. Sono stati organizzati in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, servizi dedicati al contrasto dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla viabilità ordinaria autostradale che collega la Slovenia a Udine e ai comuni limitrofi. Coronavirus, 4 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia. Oggi le persone attualmente positive sono 120, mentre restano 7 ricoverati in ospedale. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, quindi sono 345 in totale. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi. Trovato senza vita sul lavoro, aveva 41 anni. La tragedia questa mattina intorno alle 12 a Gorizia, a nulla sono valsi tempestivi soccorsi. Lutto a Gorizia per la tragica scomparsa di un uomo amato e stimato nel capoluogo isontino, molto legato al suo lavoro. Aveva solo 41 anni. L'allarme è scattato intorno alle 12 e sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente un equipaggio sanitario. Non appena è scattato l'allarme, per l'uomo però ormai non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso. Uccise il convivente lasciando il corpo sul balcone, morta la 65enne ucraina. Subito dopo l'omicidio la donna era rientrata nel suo paese perché gravemente malata. Aveva poi confessato il delitto al telefono. È morta la 65enne ucraina Olena Leri, che aveva confessato l'omicidio del convivente Libero Foti, 75 anni, il cui corpo senza vita ormai da diversi giorni, il 12 novembre 2019, era stato trovato in due sacchi dell'immondizia sul balcone di casa in un appartamento di Via del Veltro a Trieste. Fornisce false generalità al rientro in Italia, ma non sfugge all'arresto. La Polizia di Stato di Gorizia ha fermato un 47enne marocchino condannato per traffico di stupefacenti. La Polizia di Stato di Gorizia ieri sera ha arrestato un cittadino marocchino di 47 anni, appena rientrato in Italia. L'uomo aveva tentato di evitare i controlli fornendo false generalità agli agenti, ma al termine delle procedure di identificazione tramite impronte digitali è emersa una condanna a suo carico. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.